Buongiorno amici, siamo qua tutti riuniti finalmente per un nuovo video. So che questo periodo, ovvero gennaio, è il periodo di scelta del liceo, me lo ricordo perché io appunto quando fu il tempo di scegliere il liceo in terza media, in questo periodo ero stra in crisi e mi ricordo che se non sbaglio le iscrizioni finivano a fine febbraio, no a metà febbraio, inizio febbraio, insomma. E fino a quel momento io ho crisi totale perché sono una persona indecisa, quindi posso capirmi. Meno male che l'università non va scelta in questo momento perché sennò mi darei morta. Vi parlerò nella prima parte del video di quella che è stata la mia esperienza per quanto riguarda la scelta del liceo, cioè su cosa mi sono basata io, come ho fatto a sceglierlo, cosa ho pensato io. Io faccio il liceo scientifico scienze applicate in particolare, che sarebbe un liceo scientifico con informatica senza latino, senza tedesco, solo appunto con l'informatica. Non è un video in cui vi parlo nello specifico del liceo scientifico, perché se volete un video per quanto riguarda questo basta che me lo diciate qua sotto oppure mi scriviate in direct, questo è il mio Instagram, Federica Cecchin, scrivetemi in direct tutte le domande che volete per quanto riguarda l'argomento liceo. Possono essere domande inerenti al liceo scientifico, a quello che ho fatto io o ma in generale anche al liceo. Io risponderò appunto ovviamente di portare un po' più l'argomento a scuola perché mi chiedete spesso video anche sul metodo di studio, quindi niente. Finite queste premesse gigantesche, iniziamo. Per i lunghissimi devo andare a tagliare. Come vi ho detto, partiamo prima da quella che è stata un po' la mia esperienza con la scelta del liceo. Io non ci ho mai dato il minimo peso, ho fatto delle medie, le medie vabbè meno male sono tutte uguali, qui a Ferrara ho fatto le mie medie. Non ho mai pensato più di tanto, non mi ero fatta problemi. Però vi ricordo che i professori davano più o meno un'indicazione di quello per cui ero più indicata. Mi avevano indicato liceo, qualsiasi tipo di liceo, perché uno può scegliere appunto se fare il liceo o fare invece istituti. Sono 5 anni che raga volano, ve lo assicuro. Uno può pensare che questi anni siano lunghissimi, eccetera eccetera, ma vi assicuro che 5 anni che volano, non me lo sono neanche resa conto, io sono agli ultimi mesi di liceo della mia vita, quindi a meno che non mi boccino, spero di no. Quindi appunto potete scegliere di fare il vostro percorso di liceo e poi fatto liceo dovete per forza fare università in un certo senso, perché il liceo non vi prepara già a lavorare finito, quindi a 18 anni. Se volete smettere, cioè se non siete pieni fin qua di scuola, di studio, di prof, di verifiche eccetera, fate un bel istituto tecnico che vi prepari poi successivamente a lavorare, come può essere l'alberghiero, come può essere l'ITIS. Io diciamo che non avevo neanche preso in considerazione queste cose perché sapevo già che volevo fare un liceo per poi fare università, cioè vabbè che si è piccolissimi ragazzi, secondo me per quando bisogna fare la scelta del liceo si è piccolissimi, secondo me non è per niente l'età adatta, siamo troppo piccolini per capire queste cose. In seconda liceo ero già più cosciente, fatto durare le medie 5 anni, fatto una cosa intermedia, fatto che in seconda liceo si possa più indirizzarsi, non lo so, spero che questo sistema scolastico cambi, perché vi giuro che secondo me l'età da cui si esce alle medie, che penso siano 13-14 anni, è davvero troppo presto per fare decisioni del genere. Tornassi indietro, ovviamente io, come penso maggior parte della popolazione italiana, cambierebbe scelta. Cioè tutti quelli che io sento dicono, ma perché ho scelto questo? Diamo conto, io poi l'ho scelto proprio col cavolo, l'ho proprio scelto nella maniera più peggiore che potessi fare. Vabbè, quindi sapevo che volevo fare un liceo, sapevo che volevo fare l'università, non sapevo che lavoro volevo fare da grande, non sapevo quali erano le materie che mi interessavano. Sì, no, malissimo in grammatica, male in italiano, in geometria non ero proprio una cima, però vedevo che avevo voluti alti in scienze, non lo so, insomma, non sapevo neanche le opzioni dei licei io. Sono andata a vari open day, però non li ho provati tutti, ho provato solo alcuni, e io vi dirò che la cosa principale che mi ha fatto scegliere il mio liceo sono stati due fattori. Una mia amica, io non sapevo minimamente l'esistenza di nessun tipo di indirizzo, non mi ero mai informata, e questa mia amica, che era la mia migliore amica del tempo, con cui adesso ovviamente non parlo, quindi pensate un po' che scelta saggia, mi ha fatto questo indirizzo, lei era già sicura, io ho detto scienze applicate, beh. E cosa ho fatto? Ho fatto solo gli open day quasi di scienze applicate. E quindi chiaramente poi sono andata a fare quello. Cioè io probabilmente se lei quel giorno mi avesse mai detto io vado a fare scienze applicate, io avrei visto un po' di altri open day, ma avrei fatto una scelta più consapevole sulla base di quello che davvero mi piaceva. Non fatelo, non fate mai questa cosa. Anche perché poi le andate a una scuola e io un'altra. Quindi figuratevi, non ci siamo mai più viste. Vabbè. Quindi questa è stata la scelta dell'indirizzo, quindi se mai è perché hai scelto di fare scienze applicate? Perché una mia amica mi ha detto che esisteva questa cosa in realtà. Vabbè, quando uno pensa a scienze applicate pensa tantissimo, oratori, chimica, cose fighe, non pensa, cioè no, zero. Praticamente i licei alla fine io da quello che vedo sono molto simili, c'è quello che fa un po' più di matematica, un po' più di fisica, c'è quello che invece anziché dell'informatica fa scienze umane. La maggior parte del programma che si studia al liceo è lo stesso, quindi la cosa che, altra cosa straimportante che... Non pensate che la scelta del liceo vi cambierà la vita, vi descriverà quello che dovete fare. Non è che se fate il liceo linguistico voi dovete fare qualcosa con le lingue, o se fate lo scientifico dovete fare qualcosa di scientifico. Cioè voi potete fare lo scientifico e poi nella vita andare a fare lo chef. Cioè il liceo è una minimissima preparazione, vi influenzerà i prossimi 5 anni, quindi voi fate
conto, tenete in conto di fare una scelta che ha veramente un minimo di cose da studiare che vi piacciono. Ma avevo fatto una serie di open day per informarmi il più possibile. Nella mia città, che è piccola, non c'era poi tanta scelta, ci sono 3-4 licei, mentre in altre città, immagino più grandi, ce ne sono molti di più. E ho preso in considerazione soltanto due, una scuola in particolare, che era quella che ho dato a mia sorella. Anche questo mi ha molto influenzato: l'indirizzo classico, l'indirizzo economico-sociale e l'indirizzo scienze applicate, appunto, che non mi era per niente piaciuto l'open day. E sempre il mio indirizzo di scienze applicate c'era un'altra scuola. La decisione era: vado in una scuola o vado in un'altra. Ho notato entrambi gli open day, anche questo un grande problema. Se nel caso avete anche voi un indirizzo che vi piace in due scuole diverse, vi capisco. Le mie amiche che conoscevo, tra l'altro, andavano in una scuola. Quindi inizialmente io, dopo aver fatto open day in entrambe le scuole, mi iscrissi questa seconda scuola, dove andavano anche le altre, appunto. Grandissima cavolata, perché in realtà facendo l'open day mi ero proprio resa conto che mi davano le due scuole due sensazioni diverse. Per questo dico che sono super importanti gli open day, perché mentre una scuola, liceo scienze applicate, mi ha dato proprio l'impressione di chiuso, di prigione, di buio, di brutto, zero, l'altra invece mi ha dato un'impressione molto più aperta, molto più, non lo so, a stomaco. Io mi sentivo che è stato molto migliore l'open day nella scuola che attualmente faccio. Fatto sta che io, per seguire le mie amiche, anche questo mega errore, non seguite mai le amiche e i giudizi, mi iscrissi alla scuola, appunto, quella che mi ha dato un'impressione peggiore, ma tanto ci andavano le mie amiche ed era riconosciuta anche come la scuola un po' più difficile, cioè. E vi dico che cos'è successo: il mio stomaco mi ha continuato a dire, sta in crisi, perché io ho sempre in crisi con le scelte, ha iniziato a dirmi no Federica, crisi totale. Sera, ultima sera per iscriversi ai licei, io ero già iscritta alla scuola, appunto, 1. Chiamai mio papà disperata: no, scrivimi in un'altra scuola, Mio papà ha dovuto ritirare l'iscrizione nella prima scuola per iscrivermi nella seconda scuola, che tra l'altro ha avuto un bando perché eravamo in troppi iscritti alle scienze applicate in quella scuola. Quindi ci sono state fatte delle tipo elezioni, chi non venne estratto dovette per forza cambiare scuola, cambiare indirizzo. Io passai questo bando e quindi è per quello che sono rimasta nella mia scuola, che si chiama Liceo Ariosto qua a Ferrara, pur sapendo che non conoscevo nessuno. Infatti avevo soltanto un'amica in classe con me che non avevo neanche messo come preferenza, perché al liceo sapete che potete mettere una o due preferenze, mi sembra. Quindi ero totalmente da sola, ma ero sicura di voler fare quella scuola, perché l'altra davvero mi aveva fatto proprio una brutta impressione. E sono stata molto felice, perché effettivamente in questi anni si è rivelata proprio la scelta migliore. Io, se fossi in altra scuola, la mia vita sarebbe, uno, totalmente diversa, due, perché mi sono proprio affezionata, scuola più aperta, mi piace un sacco. Quindi per quanto riguarda la scelta della scuola, il mio stomaco e il mio cuore mi ha proprio detto vai in quella. Quindi cercate altre cose, io, di seguire il vostro cuore, il vostro stomaco, non lo so, la vostra impressione, i vostri sentimenti, non facendomi influenzare dalle persone che ci vanno, perché le persone poi le conoscete. L'unica persona che io conoscevo in questa classe, in questa scuola, alla fine non ci ho più parlato, cioè adesso siamo amiche, ma non è la mia migliore amica. Mi sono creata tutto un altro gruppo di persone, che se in prima liceo un po' traumatico, non mi trovavo bene coi compagni, con l'indirizzo, mi sembrava di far troppo poco, mi lamentavo di far troppo poco e volevo alla fine della prima cambiare, anzi in realtà anche a metà prima cambiare e andare all'altro, cioè raga, un casino che non avete idea. Meno male sono rimasta in questa e adesso vi dico che faccio troppo. Per quanto riguarda la vita al liceo, tutto è, vi farò sicuramente dei video a parte. Posso dare un po' di consigli, oltre a quello di, vabbè, ovviamente capire, informarvi un po' sui vari indirizzi che ci sono. Ci sono sicuramente indirizzi linguistici, quindi se vi piacciono le lingue in particolare potete fare, andare verso un liceo di tipo linguistico e poi lì potete scegliere lingue. Non importa se alle medie avete fatto inglese, tedesco, alle superiori volete fare spagnolo e francese, perché tanto si riparte tutto da capo. Quindi su quello non dateci peso, date peso al proprio fatto che vi piacciono magari le lingue, volete fare un lavoro in cui viaggiate tanto, non lo so, vi piace come me magari più la matematica, la fisica, la chimica, tutte le materie ambito scientifico, sicuramente fate liceo scientifico, che poi c'è scientifico tradizionale che è latino e scientifico con informatica come ho fatto io. Anche lì, perché ho scelto scientifico con informatica? Non lo so, mi piace l'informatica? No. Quindi sì, vedete un po', dovete sempre guardare un po', badare i vostri interessi. Vi piace, però appunto non pensate che se andate al liceo scientifico farete soltanto chimica, fisica, matematica, perché io ho fatto tantissima filosofia, tantissimo italiano, tantissima storia, tantissimo di tutto. Come anche chi va linguistico fa matematica, non pensate che andate a linguistico fate soltanto lingue, ciao addio matematica, addio fisica, perché farete molte più lingue, però farete anche molta matematica e fisica, perché alla fine l'esame finale, alla fine del liceo lo faremo tutti e tutti avremo più o meno le stesse cose. Il classico, ma questo è un po' da pazzi, ho sempre pensato, se vi piacciono le lingue classiche, la letteratura, il greco, il latino, umanistico, che è quello che avrei voluto fare io in realtà. Tornassi indietro, penso che farei qualcosa di tipo economico-sociale, scienze umane,
esempio, il mio ragazzo fa scienze umane, secondo me è molto bello. E per importato più sulla parte appunto di psicologia, però non pensate che appunto la scelta del liceo influenzerà la vostra vita, il vostro lavoro, l'università, perché il liceo diciamo che è una piccolissima parte, anzi vi fa capire, magari fate lo scientifico e vi rendete conto che non volete mai più fare matematica, fisica e fate tutt'altra cosa. Pensate a quello che volete studiare nei prossimi 5 anni, se vi fanno schifo le lingue, ma volete fare comunque un lavoro in cui piacete tanto, non fate il linguistico, fate qualcos'altro, poi vi specializzerete magari in turismo, non lo so, però assolutamente. Assolutamente pensate allo studio dei prossimi 5 anni. Non fatevi influenzare né dai parenti né dagli amici. Se voi volete fare il liceo economico-sociale e i vostri vogliono dirvi no, fai lo scientifico, fai il classico, fregatevene, voi fate quello che volete fare voi, perché i 5 anni di studio dovete farli poi voi, non li devono fare loro. Non fatevi influenzare dalle amiche, perché tanto quelle si smollano e se ne creano tantissime di nuove. Le amiche vecchie potete continuare a frequentarle fuori da scuola, potete andare a studiare insieme, fare colazione insieme, vedervi nei weekend, ma appunto in classe vi assicuro che nella maggior parte dei casi quell'amica da cui partite, come è successo anche alle medie, poi sarà quella che non considererete più, perché ci saranno tantissime altre nuove persone. E non è la morte sua, cioè se poi iniziate il liceo linguistico, vi rendete conto che le lingue fanno schifo, che potete benissimo cambiare. Anche lo sportivo, c'è bellissimo lo sportivo, se tornassi indietro probabilmente farei, sì, farei decisamente lo sportivo a tornare indietro, farei proprio o lo sportivo oppure scienze umane. Ricordatevi che se volete un video apposta sul liceo ditemelo, oppure sul liceo scientifico, posso portarne anche due. Se avete delle domande di qualsiasi tipo, volete che vi racconti qualcosa, vi spieghi qualcosa, vi dai consigli, scrivetemi in direct Federica Cecchin su Instagram. Buona fortuna, buone scelte, voi dovete scegliere adesso se fate il liceo, io dovrò scegliere tra pochissimi mesi, che università fare sono molto in crisi, quindi come voi, barra tu, stai guardando questo video per scegliere il liceo, io ora mi vado a guardare video di qualcun altro che mi dice come scegliere l'università, perché quella sì che ti influenza abbastanza la vita e quello che andrai a fare. Quindi nulla, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima e niente.